Nel nostro territorio sicuramente le prestazioni assistenziali e quindi disoccupazione, quindi NASPI o anche in questo momento moltissimo le prestazioni legate al supporto formazione e lavoro e l'assegno di inclusione sono quelle che nel nostro territorio hanno l'utenza maggiormente rappresentativa della nostra realtà. In questo periodo abbiamo avviato una campagna di informazione di cultura previdenziale con un avvicinamento nelle scuole degli studenti dell'ultimo anno in modo tale da incominciare ad informarli sugli istituti che incontreranno quando entreranno nel mondo del lavoro ed è un intervento importante che su quell'istituto insomma investe tantissimo proprio per informarli dei diritti e anche dei doveri conseguenti all'essere un lavoratore di questo paese e poi in quella circostanza e anche qui lo facciamo, offriamo informazioni sui servizi di welfare che l'istituto mette a disposizione, è vero per una fascia di utenza limitata che sono i figli degli iscritti alla gestione pubblica e quindi ai quali offriamo vacanze studio, borse di studio, media, supermedia, universitarie, corsi di lingua specialistica, consentono ai giovani che appartengono a questa fascia di utenza di accedere a prestazioni che fanno davvero valore pubblico anche per loro perché li accompagnano in tutte le fasi della loro vita, dalla minore fino alla maggiore età, dalla scuola media fino all'università, fino al dottorato, fino ai master di specializzazione, sono davvero prestazioni di eccellenza e che integrano il welfare del paese.